Dal Vangelo di Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato fra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Sorelle e fratelli carissimi, ci troviamo nel porto di Ortona perché, come avete ascoltato dal Vangelo, Gesù esce di casa e va verso il mare. Si ferma vicino ad una barca e da lì insegna a una grande folla che aspettava di ascoltare la parola del Signore. Per questo siamo venuti qui in questa 15ª domenica del tempo ordinario. Dalla barca Gesù comincia a parlare in parabole, che in greco significa paragonare, perché attraverso questi piccoli esempi, nel capitolo 13 di Matteo, di cui oggi abbiamo iniziato la lettura e che ci accompagnerà per 3 domeniche consecutive, ci saranno 7 parabole, attraverso queste parabole appunto Gesù
prendendo spunto dalla vita di ogni giorno, la pesca, la semina, la pastorizia, vuol far capire alle persone chi è Dio, chi sono loro, qual è la missione del Figlio di Dio, di Lui venuto sulla terra per la nostra salvezza e anche ciò che noi dobbiamo fare una volta ascoltata la parola del Signore. Naturalmente Gesù aveva già parlato lungamente con le persone, ma all'inizio aveva favorito i discorsi ricchi di contenuto, aveva favorito i confronti, aveva cercato di parlare alla testa delle persone cercando di convincerle. Ma quando il suo messaggio entrava in collisione con il modo di pensare, di parlare e di agire delle persone, esse si schermavano, si difendevano dal messaggio di Gesù e dalla sua verità, addirittura se ne andavano. Ed ecco perché Gesù comincia ad utilizzare questo nuovo linguaggio, quello della parabola, perché la parabola non ti vuole costringere alla verità, te la fa nascere da dentro, ti invita a prendere il posto di uno dei protagonisti della parabola, in modo tale che poi tu da solo capisci qual è la verità e quindi non puoi più tornare indietro una volta che lo hai compreso. È famosissima la parabola che il profeta Natan raccontò un giorno al re Davide. Come sappiamo bene, Davide era un re secondo il cuore di Dio. A lungo nella sua vita aveva osservato la volontà del Signore, ma poi aveva cominciato a rallentare, ad allontanarsi dal Signore. E un giorno era rimasto sedotto dalla bellezza di una donna sua vicina di casa che lui dalla terrazza della reggia aveva visto mentre faceva il bagno. Mandò dei servi a prenderla, commise adulterio con lei e per salvarsi alla fine mandò il marito, che era un suo guerriero, in un posto particolarmente pericoloso, in prima fila, e sostanzialmente lo fece uccidere dai nemici. Se Natan fosse andato da Davide e gli avesse detto: «O re, tu sei un adultero e un assassino», Davide avrebbe cercato di arrampicarsi sugli specchi, avrebbe cercato di giustificare il suo comportamento, avrebbe cercato di dare la colpa a quella donna o alle situazioni. Invece Natan racconta una parabola, racconta di un uomo che era venuto da lontano in città a trovare un suo amico. Questo uomo aveva grandi ricchezze, aveva greggi sterminati, però invece di andare nella sua stalla a prendere un agnellino, un capretto o un vitellino, va nella casa di un vicino che aveva solo una capretta con la quale condivideva la vita di tutti i giorni, con la quale addirittura dormiva insieme. Gliela prende, la uccide e al suo amico dà quella capretta per cena. La rabbia monta dentro il cuore di Davide, che subito si esprime con forza e dice: «Portatelo qui, quel farabutto, quel criminale, egli deve pagare per quello che ha fatto». E Natan gli dice: «Quell'uomo sei tu, o re». A questo punto Davide non può più tornare indietro. La verità sulla sua vita l'ha detta lui da solo. Il giudizio sul suo comportamento lo ha dato lui da solo. E quindi non può fare altro che chiedere perdono, convertirsi, cambiare la sua esistenza. Perciò Gesù comincia a raccontare le parabole. Perché anche ai profeti era capitato la stessa cosa, che loro parlavano, ma coloro che ascoltavano erano insensibili, chiudevano gli occhi e chiudevano le orecchie, barricavano il loro cuore per non ascoltare, per non vedere, per non convertirsi. Gesù quindi inizia, e inizia con la parabola di un seminatore che era in casa e che esce per andare a seminare. La casa nel Vangelo è sempre l'immagine della Chiesa. Lì c'era Gesù con la prima comunità, con i discepoli che lo avevano ascoltato, che lo avevano seguito,
che avevano dato a lui la loro adesione e vanno verso il mare e lui sale su una barca e anche la barca è l'immagine della Chiesa, è l'immagine della missione della Chiesa, missione che si deve svolgere su un fondo traballante come è l'acqua sotto la barca. Non si hanno radici stabili, non si hanno fondamenta fisse, quindi la Chiesa è in un mondo che cambia, la Chiesa annuncia in situazioni che non sempre sono stabili e però bisogna continuare ad annunciare. Infatti Gesù, parlando di questo seminatore, dice che egli esce. Non è possibile la semina se il seminatore non uscisse di casa. Il seme non potrebbe mai incontrare il terreno e quindi non potrebbe mai portare frutto se il seminatore non uscisse di casa. Infatti Gesù è uscito dal seno del Padre per venire sulla terra ed esce continuamente dalla casa per andare in mezzo alla gente che aspetta il suo Vangelo. Anche quando la gente non lo accoglie, anche quando la gente diventa contraria, anche quando la gente non capisce e si allontana, egli continua a seminare. Questo seminatore infatti non bada al luogo dove il suo seme arriva. Cade questo seme sulla strada, cade in mezzo alle pietre, cade in mezzo alle spine e solo in parte cade nel terreno buono, nel terreno bello. Ma del resto la parola che Gesù annuncia, il Vangelo che ci fa ascoltare, è il suo amore. È il suo progetto di salvezza e di bene per ciascuno di noi. E chi ama non ha paura, e chi ama non attende ritorno, chi ama, ama e basta, si mette in gioco fino in fondo. Quindi Gesù sta dicendo a me e a voi, che siamo la Chiesa di oggi, che dobbiamo amare le folle che attendono il suo Vangelo, il suo messaggio, che non dobbiamo temere e aver paura di nulla nell'annunciare il Vangelo, anche se non sempre viene accolto, anche se viene contrastato. E poi Gesù ci dice che il suo seme, la sua parola, è efficacissimo, funziona sempre, dipende dal terreno, perché anche il seminatore è bravo a seminare. Isaia, nella prima lettura di oggi, ci ricorda che la parola di Dio è come la neve, è come la pioggia che dal cielo scende sulla terra e non ritorna in cielo senza effetto. Così è la semina di questo seminatore, così è la semina di Gesù, così è la nostra semina. Però può succedere che non tutti ascoltino immediatamente il Vangelo, che alcuni lo ascoltino prima, che alcuni lo ascoltino dopo, che altri non lo ascoltino per niente e che ad altri ancora non giunga proprio l'annuncio del Vangelo. Questo è un mistero, non sta a me né a voi che mi state vedendo e ascoltando capire come mai questo accade. Il dato di fatto è che accade e che il seme è valido, che il Vangelo è valido e che il seminatore Gesù e anche il discepolo di Gesù, che come lui getta il seme del Vangelo, è bravo. Dipende dal terreno. Una cosa c'è da dire è che non ogni terreno è una persona, ma in ogni persona ci sono tutti e quattro i terreni. Ognuno di noi, cioè, a volte è come la strada dove il seme non riesce nemmeno a penetrare, a volte ognuno di noi è come il terreno roccioso con poca terra, quindi che accoglie con entusiasmo il Vangelo ma subito dopo si spegne. A volte ciascuno di noi è come il terreno con le spine che accoglie
il seme, ma poi lo soffoca con le preoccupazioni del mondo e finalmente, a volte, ognuno di noi è come il terreno buono, come il terreno bello che accoglie il seme e permette a questo seme di portare un frutto straordinario, anche 100 volte tanto, anche 60 volte tanto, anche 30 volte tanto quello che è stato seminato. Perciò la soluzione è seminare di più, perché si possa raccogliere sempre di più. Il terreno è facilmente comprensibile se rifacciamo il pensiero a come era la terra di Israele. Era una terra molto rocciosa, molto spinosa, e quando si erano raccolte le poche cose che il terreno produceva, le persone su quei terreni ci passavano a piedi con i loro mezzi agricoli per accorciare le distanze. Quindi quando bisognava seminare nuovamente, bisognava scassare la strada, bisognava rompere le rotaie che si erano formate, e questo rendeva particolarmente difficile la semina e particolarmente difficile la raccolta di un buon prodotto. Chi sono allora gli uccelli che vanno a beccare quel seme che non può penetrare il terreno del nostro cuore? Nella Bibbia, come già sappiamo, non c'è una benedizione per gli uccelli, c'è per tutti gli animali eccetto per loro, proprio perché andavano a beccare i semi. Ma nella Bibbia gli uccelli sono anche le seduzioni che il mondo pagano fa udire al popolo di Israele per allontanarlo dalla buona notizia, dall'alleanza con Dio. C'è una pagina del libro della Genesi in cui Abramo e Dio fanno alleanza e gli uccelli del cielo vanno a rubare le offerte che Abramo aveva posto davanti al Signore. Non dobbiamo perciò cedere alle lusinghe del paganesimo, non dobbiamo cedere alle sirene del mondo che vogliono allontanarci dal Signore, altrimenti nel nostro cuore nemmeno penetra la parola del Vangelo. A volte invece noi siamo entusiasti, capitano degli avvenimenti, succedono delle cose che ci spingono a dire il nostro sì, a metterci in gioco, però spesso e volentieri durano lo spazio di un mattino. Fra qualche giorno, all'inizio di agosto, ci sarà la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, in Portogallo. Tantissimi giovani da tutto il mondo andranno, tantissimi anche dall'Italia, dalle nostre diocesi. Quanti rimarranno fedeli all'annuncio del Vangelo che in quei giorni li entusiasmerà? La storia passata ci dice molto pochi. Perché passato quel momento in cui stavano tutti insieme, in cui stavano raccolti in un posto particolare, poi tornando alla vita quotidiana, non continuando a lavorare il terreno, ad ascoltare la parola, a sentirsi parte di una comunità, tutto si secca. Qui ad Ortona, all'inizio di questo mese, in occasione della festa di San Tommaso, abbiamo avuto la visita del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. La chiesa era stracolma di fedeli. A questa visita si sono interessati anche i mass media, quelli della carta scritta, dei giornali, quelli dei social, quelli delle televisioni. Cosa resterà fra un mese di quella visita, della splendida omelia fatta dal cardinale, del momento di fede bellissimo che abbiamo vissuto? Poco, perché se non diamo seguito tutto si secca. E poi c'è il terreno con le spine, un terreno che apparentemente a prima vista sembra proteggere il seme che inizia a germogliare, ma che poi lo soffoca. Queste sono le preoccupazioni del mondo: la salute, il lavoro, la famiglia, la casa, le bollette da pagare, la carriera da fare, i figli che crescono, l'università. Tutti questi pensieri, che devono esserci ovviamente nella nostra vita, a volte corrono il rischio di soffocare il Vangelo che Gesù ha seminato in noi. C'è però anche la possibilità di avere terreno buono nel nostro cuore, e tutti quanti ce lo abbiamo.
questo terreno fa miracoli. Come già vi accennavo, addirittura fa produrre il 100 per 1. Quindi anche il poco che riusciamo ad accogliere può diventare tutto davanti a Dio, se noi, accogliendo il seme della parola, permettiamo al terreno bello del nostro cuore di renderci persone belle, persone trasformate dall'incontro con la parola, con il Signore. Accogliamo questo messaggio forte nel cuore di questo mese di luglio, in un periodo particolarmente caldo, in cui non vorremmo discorsi impegnativi, ma che invece il Signore ci fa. Accogliamo questo messaggio, cerchiamo di essere il più possibile terreno bello, buono. Cerchiamo di dissodare il nostro terreno se per caso si fosse indurito, di liberarlo dalle pietre e dalle spine per poter produrre, secondo la speranza del Signore, il 100 per 1. Buone vacanze a tutti.